Salve a tutti e un benvenuto ancora una volta qui su Hermes Channel Web TV in un'altra puntata di Sai che? Oggi un sai che è molto particolare. Però intanto salutiamo Valeria. Ciao, come stai? Sei sempre bellissima. Grazie Pino, ciao a tutti. Ed oggi di cosa parliamo? So che c'è un sai che molto particolare e non è facile neanche a farsi. Sì, oggi parleremo del circo, in particolare della vita dei circensi, quindi non parleremo soltanto dello spettacolo, ma proprio della vita di come far arrivare il circo con la propria carovana ad un comune, quali sono i documenti relativi, obblighi di legge e controlli che vengono effettuati a tutela e la salute degli animali. Tutto questo ci dà l'informazione, è la titolare di questo circo, quindi del Circo Orfei. Lei si chiama Marina Monti, quindi fa parte dei fratelli Monti e il circo è Circo Orfei. Però, prima di vedere il video, se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo adesso. E se avete da suggerire un sai che speciale, particolare, avvisateci, contattateci e noi vi faremo contenti, magari. Magari. E state attenti perché alla fine di questo video ci sarà un video un po' Un po' particolare su particolare, di... diverso diciamo dagli altri, è Sì, vero? però in riferimento sempre al circo, ovviamente. Quindi guardatelo. Vediamo il video. Ciao a tutti! Il sai che di oggi è molto particolare. Ci troviamo nel Circo Marino Orfei dei Fratelli Monti con Marina Monti. In questi giorni è qui a Castellana Grotte e parliamo della vita circense. Ciao a tutti! Marina, ci racconti un po' per venire qui a Castellana, cosa fa la direzione di un circo? Ma diciamo che la prassi è sempre la stessa, praticamente vengono inviate le richieste tramite mail, tramite PEC. Una volta poi che il comune riceve queste richieste, che le protocolla, allora poi ci presentiamo di persona per stabilire un attimino le date, per vedere l'area, se l'area è privata, se l'area è comunale, queste cose qua, ecco, diciamo, la prassi è sempre questa. Poi una volta che ci viene rilasciata l'autorizzazione, allora si comincia con le autorizzazioni per quanto riguarda l'Enel, per quanto riguarda la SIAE, i servizi veterinari, la fissione, tutto quello che c'è, diciamo, dietro. Una volta ricevuti i permessi e arrivati sul luogo, cosa avviene? Avviene la parte del montaggio, che è la parte fondamentale. Si comincia a innalzare le strutture, le scuderie, la hall, l'ingresso, un po' tutto, ecco, diciamo, tutto quello che riguarda la struttura, quello che poi avete visto questa mattina, tra questa mattina e ieri, la fase del montaggio, ecco. Marina, stamattina siamo stati nel vostro zoo. Sì, come avete potuto vedere abbiamo parecchie specie di animali, tra cui abbiamo la giraffa, i cammelli, i cavalli, tutti animali nati in cattività. Questo è da precisare perché purtroppo oggigiorno siamo molto tartassati su questo fattore animali, perché oggigiorno pensano ancora che noi andiamo a prelevare gli animali in natura, che li sradichiamo dal loro vivere, dalla loro quotidianità. Non è così. I nostri animali sono tutti nati in cattività e oltretutto i circhi in generale sono molto controllati sul fattore animali. Abbiamo molti organi che si occupano di queste cose, tra cui i veterinari delle ASL, le guardie forestali, il servizio CITES e vengono settimanalmente a fare i dovuti controlli, tra cui sul benessere, sulla documentazione e diciamo sulla serenità dell'animale. Marina, in attesa dello spettacolo, durante il giorno lo staff come viene organizzato e cosa fa? Allora, ogni membro dello staff ha il proprio compito da svolgere, quindi c'è chi la mattina si occupa della pubblicità sonora, del volantinaggio e poi ci sono anche quelli che rimangono, diciamo, proprio sul posto, ci sono gli addetti alle scuderie che si occupano della pulizia degli animali, ci sono gli addetti alla struttura che si occupano della pulizia e del mantenimento della struttura. Ognuno ha un proprio compito perché non esistono soltanto gli artisti, quelli che noi vediamo all'interno della pista che si esibiscono, esistono altre persone che lavorano dietro le quinte che sono
anche più importanti a volte degli artisti, perché sono quelli che fanno andare lo spettacolo e la vita circense come deve andare. Grazie. È proprio bello. E cosa fanno gli artisti? Allora, gli artisti durante la giornata hanno la loro vita, hanno i loro figli, una vita normale, ecco, diciamo, come tanta gente. Poi ovviamente a orario di spettacolo si trasformano, diventano totalmente altre persone, entrano, diciamo, nella magia del nostro lavoro, perché il nostro lavoro è magia. Quindi si trasformano, da persone normali diventano lanciatori con le balestre, trapezisti, mangiatori di fuoco. Diventano un po' tutto, ecco, diciamo, perché ci abbiamo anche Spider-Man, adorato dai bambini, proprio lo ammirano, vedi proprio la felicità nei bambini quando entra Spider-Man. Quindi ecco, questo è il circo, i nostri artisti fanno questo, si trasformano, diventano altre persone. Fantastico, veramente bello. Mi viene spontaneo di chiederti se, per esempio, facciamo un giorno, vorrei partecipare anche io, vorrei andare con voi in giro, insomma, fare parte del circo. È possibile in generale? È possibilissimo. Non c'è niente che ti vieta di poter far parte di un circo, perché ci sono tante mansioni che uno può svolgere all'interno di questa attività. Certo, magari sarebbe un po' più complicato farti fare un'attrazione, trapezista o contorsionista, perché sono cose che si imparano da quando uno è bambino, però ci sono tantissime mansioni che una persona che non fa parte di questo mondo potrebbe benissimo svolgere all'interno di un circo. Marina, grazie per la tua disponibilità e gentilezza e accoglienza. Tanti in bocca al lupo, veramente molto, è molto bello. Grazie, è stato un vero piacere. Un saluto a tutti quanti, ciao. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.